Ok, lo so che questo è uno spettacolo sul vero crimine e sul mistero, ma stasera ho una storia che non è tanto vero crimine, ma fa saltare il mistero. Un video presumibilmente girato in una base militare statunitense in Iraq nel 2018, appena pubblicato da un giornalista di nome Jeremy Corbell, il quale sostiene che sia stato sepolto dalla comunità dell'intelligence. Guarda questo. Lui chiama questa cosa, qualunque cosa sia, medusa. Puoi capire perché? Perché galleggia con appendici penzolanti. Il filmato è stato girato di notte e sto citando che hanno utilizzato immagini termografiche a infrarossi. Ma, cosa interessante, l'oggetto non poteva essere visto con i normali dispositivi per la visione notturna, e alcune truppe che si trovavano alla base non erano nemmeno consapevoli che fosse lassù. Ad altri è stato detto di dargli la caccia. E la parte più bella è che cambia colore. Passa da scuro a chiaro, quasi invisibile, e trasparente, e bianco mentre scivola via, indicando che dovrebbe trattarsi di un cambiamento di temperatura. Più che probabile dal caldo al freddo al caldo al freddo. E poi scompare in uno specchio d'acqua per 17 minuti consecutivi finché non riemerge e si lancia verso il cielo a una velocità così elevata da non poter essere documentata. Con la tecnologia di cui disponiamo qui sulla Terra. Che cosa? Quindi Corbell sostiene che la medusa, un tipo simile, proprio come questo, è stata vista anche in un impianto nucleare, muoversi tra i silos e sparare con un angolo di 45 gradi. E ha condiviso questo filmato sui social. Dovresti sapere che News Nation non ha verificato in modo indipendente l'autenticità di nessuno di questi video e il Pentagono non li ha confermati o addirittura commentati. Ecco perché ho chiamato. Nick Pope ha trascorso la sua carriera investigando sugli UFO per il Ministero della Difesa britannico, ed è semplicemente bravissimo in queste cose. Allora, prima di tutto, Nick, cosa ne pensi di tutto questo cambiamento di temperatura e colore? E poi anche questa capacità transmedia di entrare e uscire dall'acqua, nell'aria? Il cambiamento di colore, che normalmente potrebbe rappresentare un cambiamento di temperatura, potrebbe essere un artefatto della fotocamera e del sistema FLIR. Non sappiamo ancora di cosa si tratta. Ci sono solo così tanti pezzi del puzzle che devono ancora essere confermati. Sono i primi giorni, quindi non voglio parlare del cambiamento di temperatura. E ancora, con i viaggi transmedium finora, l'unica parte di questo video che ho visto è quella che state mostrando adesso. Devo ancora vedere la parte in cui apparentemente entra nell'acqua ed esce. Ma se questo è ciò che la gente dice, è sicuramente qualcosa da tenere d'occhio. Ed è di uno di questi cosiddetti cinque fenomeni osservabili, di questa apparente capacità di muoversi senza soluzione di continuità tra l'acqua e l'aria, che sentiamo parlare. E questo è sicuramente degno di nota, se si è verificato. Perfetto. Grazie per questo, e prima di tutto, non abbiamo ancora il video dell'immersione in acqua, ma per quanto riguarda la verifica, come controlli questa roba? Come si fa a valutare questo tipo di video? Bene. Penso che la prima cosa sia ovviamente chiedere al Dipartimento della Difesa e penso che News Nation abbia un'inchiesta. E in realtà ho contattato personalmente gli affari pubblici prima e mi hanno detto che mi avrebbero contattato a riguardo. Quindi penso che stasera bruceranno l'olio di mezzanotte al Pentagono. Senti, Jeremy Corbell ha una comprovata esperienza nel portare avanti filmati e fotografie che si rivelano autentiche. Quindi scommetto che questo sarà un vero affare. Ma come ho detto, ci sono ancora pezzi del puzzle che non abbiamo. E penso che questo sarà un test. Il dottor Sean Kirkpatrick, direttore dell'unità ARO del Pentagono, si è dimesso alla fine dello scorso anno. Il suo vice, Timothy Phillips, è al suo posto. Questa è una grande prova per lui. Come risponderà a questo? Penso che lo vogliamo sapere. Il Congresso vuole informazioni su questo genere di cose, non da registi indipendenti, ma dal Pentagono. But from the Pentagon. Sì, sono d'accordo e non vedo l'ora di riaverti quando avrai le risposte che stai ricevendo, perché penso che stiamo tutti correndo per ottenere le stesse risposte. Quindi Nick, tieni il telefono a portata di mano. Ti richiamerò. Grazie per stasera.
Il 9 gennaio 2024, il regista americano Jeremy Corbell ha pubblicato un video su YouTube che mostra un oggetto insolito che sorvola una base militare americana in Iraq. L'oggetto, che è stato descritto come a forma di medusa, è stato visto da diversi testimoni, tra cui un ex analista dell'intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Michael Cinkoski. Cinkoski ha affermato che l'oggetto è stato visto per la prima volta nel 2018 e che è apparso regolarmente negli anni successivi. Disse che l'oggetto era in grado di muoversi in modo imprevedibile e che emetteva una luce blu brillante. Il video è stato girato da una telecamera di sicurezza della base militare e che è stato autenticato da un esperto di videografia forense. Ha anche detto che il video è stato sottoposto a un'analisi approfondita da esperti di UFO, che non sono stati in grado di fornire una spiegazione definitiva dell'oggetto. L'incidente ha suscitato un grande interesse da parte dei media e dei ufologi. Molti hanno ipotizzato che l'oggetto fosse un UFO, mentre altri hanno suggerito che potrebbe essere un oggetto naturale o una tecnologia militare segreta. Ad oggi, la vera natura dell'oggetto rimane un mistero. Il video pubblicato da Corbell mostra un oggetto, insolito, che si muove nel cielo sopra la base militare. L'oggetto è di forma ovale e ha un diametro di circa 10 metri. È ricoperto di protuberanze, che ricordano i tentacoli di una medusa. L'oggetto si muove in modo imprevedibile, accelerando e decelerando improvvisamente. Emette anche una luce blu brillante. Il video è stato girato da una telecamera di sicurezza a infrarossi, che spiega il motivo per cui l'oggetto appare blu. Il video è stato autenticato da un esperto di videografia forense, che ha confermato che non è stato alterato in alcun modo. Questa non è la prima volta che viene segnalato un oggetto a forma di medusa. Nel 2010, un oggetto simile è stato visto nel cielo sopra l'Iraq. In quel caso, l'oggetto è stato visto da diversi testimoni, tra cui un gruppo di soldati americani. L'oggetto è stato descritto come a forma di medusa che si muoveva in modo imprevedibile prima di sparire. Nel 2016, un oggetto simile è stato visto in Nuova Zelanda. In quel caso, l'oggetto è stato visto da un pilota di un aereo di linea. L'oggetto è stato descritto come a forma di medusa e si è mosso in modo fluido prima di scomparire. Il video pubblicato da Corbell è stato ampiamente discusso sui social media e sui forum ufologici. Molti hanno ipotizzato che l'oggetto fosse un UFO, ma non ci sono prove concrete a sostegno di questa affermazione. La verità sull'identità dell'oggetto rimane un mistero. Tuttavia, l'incidente ha suscitato un nuovo interesse per il fenomeno degli UFO. Avvistamento UFO a forma di medusa in Nuova Zelanda. Avvistamento UFO a forma di medusa in Nuova Zelanda. Il 20 novembre 2016, un pilota di un aereo di linea della Air New Zealand stava sorvolando il cielo sopra la città di Auckland quando vide un oggetto insolito. L'oggetto era di forma ovale e aveva un diametro di circa 10 metri. Era ricoperto di protuberanze che ricordavano i tentacoli di una medusa. Il pilota non ha voluto essere identificato. Disse che l'oggetto si muoveva in modo imprevedibile, accelerando e decelerando improvvisamente. Emetteva anche una luce blu brillante. Disse di aver contattato il controllo del traffico aereo, ma gli è stato detto di non preoccuparsi. Il controllore del traffico aereo gli rispose che l'oggetto era probabilmente un pallone meteorologico o un'illusione ottica. Tuttavia, il pilota ha detto di essere sicuro che l'oggetto che aveva visto non fosse un pallone meteorologico o un'illusione ottica. Affermò che l'oggetto era troppo grande e si muoveva troppo velocemente per essere un pallone meteorologico. Inoltre, disse che l'oggetto era troppo luminoso per essere un'illusione ottica. Il pilota ha riferito l'incidente alle autorità, che hanno aperto un'indagine. Tuttavia, l'indagine non ha portato a nessuna conclusione definitiva sull'identità dell'oggetto. L'incidente è stato ampiamente riportato dai media e ha suscitato un grande interesse da parte dei ufologi.
Molti hanno ipotizzato che l'oggetto fosse un UFO, un velivolo spaziale alieno. Altri hanno suggerito che potrebbe essere un oggetto naturale, come un'illusione ottica o un fenomeno meteorologico. Il pilota disse che l'oggetto sorvolò l'aereo per circa 10 minuti prima di sparire nel cielo e che l'oggetto era così vicino che poteva vedere i dettagli delle protuberanze sulla sua superficie. L'oggetto era in silenzio e non emetteva alcun rumore. Il pilota affermò che l'oggetto non sembrava essere controllato da nessuno. Disse che si muoveva in modo fluido e naturale, come se fosse un organismo vivente. La verità sull'identità dell'oggetto rimane anche in questo caso un mistero. Il terzo avvistamento presenta alcune somiglianze con i precedenti incidenti del 2010 e del 2016. In tutti e tre i casi, l'oggetto è stato visto da testimoni affidabili, tra cui militari professionisti. Era di forma ovale e aveva un diametro di circa 10 metri. Era ricoperto di protuberanze che ricordavano i tentacoli di una medusa. In tutti e tre i casi, l'oggetto si muoveva in modo imprevedibile, accelerando e decelerando improvvisamente. In quello del 2024, addirittura, entra in acqua prima di schizzare via in volo. Filmato con una termocamera militare FLIR. Sembra cambiare temperatura. E quando cambiavano da visione termica a quella notturna, la strana medusa spariva. Le immagini che mostrano l'ingresso in acqua non sono ancora trapelate, ma girano voci. Differenze con gli altri incidenti. I tre incidenti sono interessanti perché suggeriscono che potrebbero esserci oggetti a forma di medusa che si muovono nel cielo in tutto il mondo. Tuttavia, è impossibile dire con certezza cosa fossero questi oggetti. Le possibili spiegazioni includono UFO, oggetti naturali o tecnologia militare segreta.